E benvenuti all'ultimo talk di questa sera, che è molto importante, anche se probabilmente molti di voi avranno già sentito questo argomento, ed è importante per un problema didattico, perché ormai la cybersecurity è sempre più complessa e manca, magari per le nuove leve, un percorso di apprendimento dalle basi fino alle cose più complesse. Quindi noi siamo qua per studiare, per imparare nuove cose e per ripassare, giusto? Esatto. Quindi lascio la parola a Fabio FVZ, che frequenta l'ESC dalle primissime edizioni, e buon talk! Grazie. Allora, quello che effettivamente ha detto lui, è che quello che vedremo questa sera è uno degli attacchi, tra virgolette, più vecchi. Però al giorno d'oggi è ancora uno dei più funzionali, perché in parole povere, il 90% dei programmatori non sa programmare. Poi c'è un 10% che sa programmare ma non ha voglia di programmare, anzi un 9%, c'è cioè un 1% che più o meno sa programmare e lo sa fare anche bene, però sono tutti in OpenBSD per varie ragioni. Scherzo. Allora, quello che vedremo adesso è un attacco che a me piace molto, cioè io in tutti i tipi di attacco che ho visto, questo è quello che i due, dal punto di vista di rete mi piace man in the middle, dal punto di vista dell'attacco sul software questo è quello che mi piace di più. Mi piace di più perché è un insieme di tecniche. Intanto bisogna sapere il linguaggio macchina, se non si sa il linguaggio macchina non è facilmente riproducibile. Bisogna un po' conoscere il funzionamento dei processori e quindi è e bisogna conoscere anche il C, per cui è abbastanza complesso da un punto di vista. Però per uno che ha voglia di perdere tempo è molto adatto, nel senso che si imparano molte cose. Quindi io vi do, diciamo, l'idea di base di come funziona, per poi chi ha voglia di sviluppare, pensare e usare la testa, oltre perché trovare già le cose fatte in internet è facile, però non aiuta molto a capire le cose. Purtroppo non c'è il mala. Comunque, in sostanza, cos'è io lo chiamo BOF, ma è Buffer Overflow. In sostanza, si va a sporcare lo stack. E per riuscire a modificare il programma, cioè per ridirigere il flusso del programma da un'altra parte. Si sporca lo stack perché la persona che ha fatto il programma non ha considerato, cioè non ha programmato bene e si è dimenticato di ricordarsi che per qualsiasi motivo le lunghezze delle stringhe o le lunghezze devono essere ben definite, non devono andare oltre una misura di quella che poi è stata istanziata. Faccio l'esempio: se io dico che una variabile ha 16 caratteri, dovete controllare che siano 16 in qualsiasi modo prima che venga allocata, prima che venga assegnata quel valore alla variabile, altrimenti questa va praticamente oltre quello dove deve andare. E va a sporcare lo stack. Tento di spiegarvelo in maniera semplice, per chi lo sa già, non serve che stia qua tanto. Questo qui è un semplice programma in C che sostanzialmente ha il main del programma, non fa altro che fare una richiesta della password. Io ho fatto quella richiesta della password tanto per fare qualcosa di interessante. Si prende il controllo si prende quello che l'utente scrive e stampa sostanzialmente la stringa, fine. Lasciamo perdere, in teoria ci sarebbe il controllo della password, se la password è corretta il programma va avanti, bla bla bla, insomma va a finire qui. L'unica cosa è il programmatore ha messo che la stringa della password è di 20 caratteri, ma non è andato a controllare. Per cui voi se scrivete 20 caratteri, 50, 100 o 300, lui li accetta tutti. È chiaro qua abbastanza? Ditemi e fermatevi se no.
Per cui, in sostanza, io ho dichiarato che buffer, che è quello che conterrà la mia password, è di 20 caratteri. Però non sono andato poi a controllarlo. Per cui io prendo 20 caratteri, cioè anzi, io prendo tutto quello che mi passerà la persona scrivendo. Chi è che scorreggia così? Cosa succede quando noi andiamo a lanciare il programma? Lo compiliamo, lo lanciamo. Sostanzialmente questa è la parte dove c'è il programma. Quando una funzione viene chiamata, quindi quando andremo a chiamare la funzione di una qualsiasi tipo, la funzione è composta da parametri e dei valori che noi non andiamo a inserirli, ma il compilatore li va a inserire, che sono il ritorno della funzione per proseguire con il programma. Mi spiego meglio: se io vado a chiamare una funzione e passo A e B, nello stack che cresce verso il basso andrò a, la sezione di memoria conterrà la variabile B, successivamente la variabile A e successivamente ci sarà il ritorno, l'indirizzo di ritorno del programma per ritornare sul punto e proseguire il programma. Le variabili hanno uno spazio di memoria ben definito. Quando avete scritto prima char buffer 20, istanzierà 20 locazioni di memoria per tenere la password. Se voi ne scrivete 22, questo va a sovrascrivere perché lo spazio di memoria che è nello stack, che ripeto cresce verso il basso, è stato istanziato per 20 caratteri, quindi sono 20 celle di memoria occupate da. Se voi andate a scriverne 22, questo andrà oltre. Allora, cos'è che quando andiamo a chiamare un programma, prima di andare a vedere poi il programma, è da vedere sul disegno prima tutti questi nomi cosa significano. Allora, lo stack è quello, diciamo, dove vengono posizionate le funzioni e le variabili e soprattutto quello che ci interessa a noi, che è l'indirizzo di ritorno, perché l'attacco in sostanza va a sovrascrivere questo per far tornare il programma non più sulla continuazione del suo programma, ma dove vogliamo noi. E qui ci sono due tecniche: una che va a chiamare una funzione, che è quella che vedremo adesso, all'interno dello stesso programma; l'altra è quella di aggiungere del codice, che è il più difficile, oltre l'indirizzo di ritorno e far andare il programma oltre l'indirizzo di ritorno dello stack, sempre, cioè il software andrà installato, il programma che voi farete, il linguaggio macchina, andrà a finire nello stack. Naturalmente deve essere molto piccolo e di solito si chiama, diciamo, una bash per lanciare un qualcosa. E quindi questo è quello che a noi interessa andare a sovrascrivere, a capire dov'è e a sovrascrivere. La parte deep è la parte dinamica, dove quando noi andiamo a fare le malloc, cioè andiamo a prendere una variabile e la allochiamo, diciamo, dinamicamente, la RAM che viene utilizzata è questa. Questa, come abbiamo visto prima, parte dal basso e cresce verso l'alto. VSS sono le variabili globali e statiche. Questa è di posizione fissa perché le variabili globali e statiche vengono istanziate subito all'inizio del programma, per cui lui sa già quanto spazio occupano e quindi hanno uno spazio di memoria fisso. L'altro, il testo, è praticamente text, è la parte del programma, quindi il codice che noi abbiamo scritto, compilato. Sul processore ci sono tre registri che a noi interessa conoscere. Uno è il puntatore all'istruzione. Questo punta alla prossima istruzione che deve essere eseguita all'interno del microprocessore. Quindi quando un programma sta andando avanti, questo qui cresce, se una funzione, io parlo di assembly in questo momento, è di 3 byte e la prossima è la quarta, questo crescerà di 4 byte. Se l'istruzione successiva è un NOP, crescerà di 1, che NOP vuol dire che non fa nessuna operazione, per esempio. ESP punta all'ultimo elemento inserito nello stack, questo punta alla base dello stack all'inizio, poi questo rimane fisso e l'altro cresce.
Come dicevo prima, se abbiamo questa funzione semplicissima dove passiamo due parametri, quindi due interi, sostanzialmente dei numeri, 3 e 3, questa funzione non fa assolutamente niente perché non fa altro che istanziare C e istanziare D e basta. Se noi andiamo a vedere, passiamo 1 e 2 a questa funzione, quindi chiamiamo questa funzione con 1 e 2, troveremo intanto invertiti nello stack le variabili. Dopodiché c'è questo che è l'indirizzo di ritorno. Sostanzialmente quando io chiamo questo, questo farà tornare al codice successivo. Quindi se qui c'è un'altra istruzione che è l'indirizzo 3333, questo conterà 3333. Quindi cosa succede? Io passo 21 e si tiene in memoria l'indirizzo per dove tornare. Sostanzialmente è un promemoria per ricordarsi dove dopo deve tornare. Cos'è che sostanzialmente a noi interessa? È andare a sovrascrivere questo, perché se uno si è dimenticato una di queste variabili e possiamo andare, si è dimenticato di regolarne la lunghezza e noi siamo in grado di sovrascrivere, quindi di andare a scrivere più dati, questo a un certo punto andrà a sovrascrivere questo. Nella maggior parte dei casi, quando avviene questo, senza che voi ve ne accorgiate, succede che il programma crasha, perché ritorna su qualcosa che non va, su un indirizzo non valido, esegue delle istruzioni non valide, e quindi a quel punto il programma crasha. Quando un programma crasha, la maggior parte delle volte è dovuto a questo. È già un campanello d'allarme. Dopo infatti vedremo che ci sono delle soluzioni per evitare questo, che non vengono applicate in tutti i sistemi operativi perché alcuni programmi crasherebbero continuamente. Posso immaginare Word. Se andate a guardare un programma in C, diciamo che queste sono le istruzioni che di solito vengono, siccome queste non dovrebbero essere usate, queste sono le funzioni che dovreste andare in cerca per capire se il programma è bucabile o no. Però andiamo a vedere qualcosa di più concreto. Quello che vedete adesso è un attacco funzionante, però io non ho tra virgolette, vediamo se va a schermo intero. Bellissimo. Allora, il programma che noi vediamo si chiama esco2016.it. Se sapessi come fare, sì. Infatti ho fatto CTRL più, ma va giù. Alt più, CTRL più, Shift CTRL più. Perché usate Ubuntu, va bene. Sostanzialmente è un sistema, è quello che abbiamo visto prima sulla slide. Quindi si inserisce la password, viene staziato 20, viene stampato buffer sostanzialmente, e la main non fa altro che chiamare questa funzione. A noi interessa andare qui. Se guardate, il programma non fa altro che chiamare questa funzione e uscire. Noi invece vogliamo andare a sovrascrivere il buffer e dirgli non tornare qui, ma torna qui. Esegui questo e poi crasha, perché questa qui da sola non va avanti. Però il programma crasha. Però io voglio solo prevedere questa cosa qua. Quindi per andare a chiamare quella funzione che nel programma c'è, ma che non viene mai chiamata. In teoria se questo programma poi va avanti, lui andrebbe avanti. Quindi non... Cos'è che facciamo? Se io chiamo questo programma che ho già compilato, allora il programma io lo compilo con questa istruzione. Questa è una protezione dello stack che vedremo come funziona, che io tolgo altrimenti non funzionerebbe. Non funzionerebbe, dovrei fare un miliardo di tentativi per farlo. Quindi questa istruzione, no stack protector, lo dice il nome, serve proprio per proteggere lo stack. Poi vediamo come. Quindi noi andiamo a compilare questo programma. Come vedete ci sono anche le istruzioni di debug. Ah, scusate.
L'avevo fatto come root, interessante sta cosa. Allora, l'ho compilato. Se io vado a chiamare il programma ESC, lui cos'è che fa? Mi chiede la password, scrivo ciao, esce. Fa la stampa del ciao e non succede niente. Cosa succede se io scrivo più di 20 caratteri? Dovrebbe andare in crash. Perché? Va in core dump perché c'è un errore di segmentazione. Quando vedete quell'errore là, c'è stato un buffer overflow. Quindi sapete già che si può attaccare. Se noi andiamo a vedere... Se noi andiamo a vedere il sorgente, e sort, scusate, ma allora, a parte la parte iniziale che ci interessa poco, che sono le iniziazioni, vedete che è andato sopra. Vedete, questo è l'indirizzo dell'istruzione echo. Quindi qua c'è tutta l'istruzione che fa per l'istruzione echo. Questa è la main e se andiamo sopra, questa è l'ESC 2016. Allora, di default un programma non ha il debug, quindi uno deve andarsi in cerca delle indirizzi, delle funzioni. Ci sono dei programmi che sono adatti. Io ho fatto prima perché sono scansa fatica e ho lasciato le informazioni di debug all'interno. Cos'è che noi vogliamo fare? Noi vogliamo andare a sovrascrivere questo. E quindi sostituire con 0804848B. Ricordatevi che le istruzioni sullo stack sono sempre messe a rovescio. Quindi cos'è che io sono andato a fare? Chi è che conosce il Perl? Io sono andato a scrivere la A 32 volte e sono andato poi, se guardate questa istruzione, è l'indirizzo che ho visto prima al contrario. Quindi io vado a sovrascrivere i 20 caratteri, le informazioni e come ultimo indirizzo, in realtà, per trovare dove si va a scrivere l'indirizzo di ritorno, si va a tentativi. Io scrivo 20 e vedo dove sono andato a sporcare. Faccio 21 caratteri e vedo dove sono andato a sporcare. Faccio 22 e vado avanti così, ma io so già che è quello. E l'ho già trovato, so che era 20 e quindi è più facile trovarlo, però il concetto non cambia, quindi io vado a sovrascrivere finché io vedo l'indirizzo di memoria. Se guardavate prima l'errore, vedevate che c'era un indirizzo in cui è andato a finire. Andando a vedere su quello, io mi accorgo dove un byte alla volta dove vado a sporcare. Se io lancio questo, vedete che io non faccio altro che stampare 32A e poi gli passo l'indirizzo di ritorno rovesciato, naturalmente, perché lo stack prende un byte alla volta dall'alto verso il basso, e glielo passo a ESC 2016. È come se scrivessi tutta questa roba là quando lui mi chiede la password a mano. Evito di scrivere a mano io tutta questa cosa qua, anche perché ESC barra B8B è difficile da mandarlo. Come secondo voi funziona? Beh. Se io lancio quello, vedete che è andato a chiamarmi la funzione che non c'era prima. Poi è andato in segmentation fault perché l'istruzione successiva non aveva più senso e quindi è chiuso. Però ha funzionato, quindi lui ha stampato le A, gli ha passato l'indirizzo di ritorno, che non era più quello che avete visto prima, e lui è andato a chiamare la funzione, cos'era, ESC 2016, e vabbè, io ho fatto log ID, ma per fare il figo, e quindi ha funzionato. Questo è uno dei due tipi d'attacco, è il meno interessante perché dovete andare a vedere le funzioni. Quello più interessante lo vediamo sulle slide dopo, dove spieghiamo invece non tanto il tipo di attacco ma le difese che si possono fare per evitare questi tipi d'attacco. Vi è piaciuto finora? Però ha funzionato, specie quando fai tu il software, quindi. In teoria dovrebbe uscire dallo schermo intero.
Bene. 0x32. No, perché ci sono altre informazioni all'interno. Non è detto... Allora, a seconda del compilatore aggiunge informazioni sue. Adesso le vedremo, per esempio, se mettevi stacked protector c'era un byte in più, o due byte in più, a seconda del tipo di... Per andare a trovarlo, anche perché ci sono altre chiamate di funzione e quindi potrebbe esserci altri indirizzi oppure altre... Siccome non lo sai, perché adesso noi sapevamo, avevamo il sorgente... Ma nel 90% dei casi, anzi, nel 100% dei casi non hai, anzi, non ho detto una cazzata, potrebbe essere un open source, ma se non hai sorgente non puoi andare in cerca del in questa maniera. Devi andare un po' alla volta. Quando vedi che scrivendo 1 milione di caratteri ti dà l'errore, sai già che c'è. A quel momento in poi inizi la ricerca, per quello che a me piace, perché non è un hai la pappa pronta e funziona. Devi incominciare a ragionare su come... E quindi il compilatore in realtà non è, come abbiamo visto prima, aggiunge altre cose. Una la vediamo adesso qui. Oh, siamo passati da macOS X, presentazione. L'attacco è stato fatto su Ubuntu 16.06 installata l'altro giorno. E queste slide sono su OpenBSD, quindi tre sistemi operativi per fare un cazzo di spreco di energie assoluto. Allora, questo qui è un vecchio talk di Theo Derat, che è, come sapete, il fondatore di OpenBSD. Tutte queste tecniche ci sono su OpenBSD. Vedremo che alcuni sistemi operativi non possono usarle per vari motivi. E salto alcune cose ovvie, però... Una delle cose interessanti è questa. Abbiamo appena visto l'indirizzo di ritorno. Quell'indirizzo di ritorno, l'8.4.8 cos'era, è uguale su qualsiasi Linux. Voi andate a far partire quell'ESC 2016 compilato. Perché l'informazione di dove mapparlo in memoria è scritto all'interno del file compilato. Per cui è rigido. Non c'è un... Quindi quando io ho trovato sul mio PC un qualcosa che non va e ho trovato il bug e ho trovato il buffer overflow, automaticamente questo overflow funziona su tutti i sistemi operativi, anzi scusa, su tutti i sistemi dove quel programma viene lanciato, perché l'indirizzo di memoria dove viene allocato è scritto all'interno del file del programma stesso, per cui è un ambiente rigido. Automaticamente funzionerà dappertutto. Lasciamo perdere le cose che era, questo qui era fermamente orientato al OpenBSD. Allora, quello che dicevo prima è che quando lo stack che cresce verso il basso viene sovrascritto, prima abbiamo fatto tornare il programma comunque su un indirizzo del programma, ma su un'altra posizione, quindi su un'altra funzione. L'idea invece di base, gli attacchi buffer overflow interessanti sono quelli che vanno a sovrascrivere l'indirizzo di ritorno e scrivono il codice che vogliono, e la sovrascrittura dell'indirizzo di ritorno fa andare il programma sempre all'interno dello stack, ma dove hanno scritto loro il codice. Esempio, prima della password le A per andare a coprire qualsiasi carattere per andare fino all'indirizzo di ritorno. L'indirizzo di ritorno deve essere sovrascritto un byte dopo la fine dell'indirizzo di ritorno, dove lì incomincerete a scrivere il codice che volete fare eseguire voi. Quindi il programma non esce più dallo stack, ma prosegue avanti, che è quello che succede qua. Quindi torna indietro e prosegue il codice che non deve essere eseguito. Quindi l'idea cos'è? È quella di andare a sovrascrivere, quindi nella password scriverete sostanzialmente un po' di caratteri per andare avanti fino all'indirizzo di ritorno, sovrascriverete l'indirizzo di ritorno e successivamente ci sarà tutto il codice che deve essere eseguito, naturalmente deve essere esclusivamente in linguaggio macchina. L'indirizzo di ritorno fa altro che, al posto di farlo ritornare sul programma vero, lo fa ritornare un byte dopo l'indirizzo di ritorno e lì c'è il vostro codice. Quella è l'idea più interessante. Su Windows
ce la fate. Allora, l'idea iniziale, dicevo prima che se faccio partire 20 volte lo stesso programma su 500, sullo stesso PC o sullo stesso PC, su diversi PC, l'indirizzo 84848B mi pare fosse, è sempre uguale per tutti. Questo è un grave errore. Su OpenBSD non succede. Ogni volta il programma viene stanziato ed esiste un gap, si chiama stack gap, dove, che è di 256K, il programma viene sempre, come si dice, aggiunto o diminuito rispetto ai gap, per cui non è, se lo faccio lanciare 100 volte su un Linux, come abbiamo visto prima, o su tutti i vostri PC Linux con Ubuntu, il programma sarà sempre così, cioè allocato sempre nella stessa memoria. Su OpenBSD non è così, perché viene aggiunto uno stack variabile, casuale, random, per cui automaticamente l'indirizzo di ritorno della funzione cambia. E quindi dello stack, scusate, cambia. Automaticamente quel tipo l'attacco che abbiamo visto prima funzionerebbe ancora, ma l'attacco che io sovrascrivo e faccio andare avanti nello stack non funziona più, perché l'indirizzo di stack non è più statico, ma è dinamico, e io non lo conosco. Voi direte, certo, lo faccio riprovare un miliardo di volte, infatti ci sono altre protezioni aggiuntive. Ma questo tipo di attacco, che è il più stupido, renderebbe comunque difficile e richiederebbe la quella roba lì. Quindi di ripetere più volte il programma fino a trovare casualmente che l'indirizzo di riprovare corrisponde a quello che lo stack ha dato. L'altro è quello che io sono andato a togliere prima. Sostanzialmente dicevo prima che abbiamo visto che c'era, quando abbiamo fatto la funzione quella più semplice, che c'era l'int A, int B e ritorno a funzione di ritorno, quindi 2, 1 e poi c'era l'indirizzo di ritorno. Quando voi andate a compilare senza quell'opzione, il compilatore fa una cosa interessante, ci mette un canarino. E voi direte, che cazzo è il canarino? Il canarino è un uccello, e le donne lo sanno. Allora, il canarino sostanzialmente è un byte o due byte, dove viene scritto, e questo viene scritto dal compilatore, un numero casuale. Al ritorno della funzione, se quel numero non corrisponde a quello che era stato scritto prima, c'è qualcosa che non va e fa crashare il programma. Il programma crasha, il buffer non funziona più. Mi spiego meglio. Se io qui ho scritto 20, e siccome io l'argomento deve comunque andare, scusate, l'argomento deve andare a sovrascrivere, quindi passare per di qua fino a raggiungere l'indirizzo di ritorno, se l'indirizzo di ritorno non corrisponde, se io scrivo tutte A e qui c'è scritto 20, e l'A sicuramente sarà 65, 66, non mi ricordo, questo va a sovrascrivere quel 20. Quando torna indietro la funzione, questo viene fatto dal compilatore senza che voi lo sappiate, prima di andare a eseguire il codice vostro va a fare un controllo se il numero che aveva scritto prima in quel punto corrisponde a quello che... Quando si accorge che è stato sovrascritto, il programma si blocca, va in segmentation fault. Questa è una cazzata da fare, e su Windows, per esempio, non c'è. E poi vi spiegherò il motivo, anzi ci arriverete da soli. L'ultimo meccanismo è usato. Sostanzialmente, quando è stato fatto questo slide, l'OpenBSD era l'unico che lo usava, adesso è un po' usato dappertutto. Sostanzialmente è un bit che è inserito nel processore. OpenBSD su alcuni processori l'aveva emulato, dove è possibile dire, siccome dove c'è il software e dove c'è lo stack è, tra virgolette, di sola lettura, e dove c'è il programma è sulla lettura, e dove c'è lo stack è sulla scrittura, eseguibile. Per cui, dove c'è l'esecuzione non posso leggere, dove posso leggere non c'è l'esecuzione. Quindi io o scrivo o eseguo. A questo punto, da un punto di vista, è impossibile fare lo stack, il buffer overflow non funziona più. Perché? Perché i permessi, la zona di memoria può essere sola o in scrittura, e quindi la parte di stack, però non può essere eseguita. Per cui quello che dicevo prima di far tornare il codice, certo ci riuscite, ma non può essere eseguito.
perché puoi solo scriverlo. Lo stack è solo scrivibile, per cui puoi scriverlo perché ci metti le funzioni, ma non può essere messo codice in esecuzione. Questo genera un fault immediatamente nel processore. È chiaro questo concetto? Dicevo prima che uno dei concetti di base era di andare a sovrascrivere mettendo un indirizzo che andasse appena dopo lo stack, eseguendo del codice. Se quel codice non può essere eseguito perché può essere solo quella zona di memoria può essere solo scrivibile e quindi non eseguibile, automaticamente non funziona. Cos'è eseguibile? Solo la parte data. Data è eseguibile perché è il programma. Per cui funziona l'altro che va a richiamare la funzione, ma non funziona più l'esecuzione. Quindi tutti questi metodi messi assieme rendono molto difficile far eseguire un buffer overflow. Tutti questi qua, in questo momento ce l'ha, adesso io non vi faccio tutta la pantomima di come viene, come funziona WriterX, però sostanzialmente è che in un dato istante il programma può essere solo nella zona di scrittura o solo nella zona di esecuzione, quindi tutta la parte programma, o nella zona, o nella zona solo scrittura, quindi non eseguibile. Qui codice eseguibile, quindi istruzioni assembly non possono esserci, non verranno mai eseguite. A livello di processore, l'x86 è così da adesso, da molte generazioni. Questo è quello che, diciamo, fa perdere valore al buffer overflow. Attenzione che deve essere implementato, cioè se voi a livello dite al processore di non usare questo non viene usato. Quindi vabbè, senza andare a vedere, c'è un bit nella CPU, quando va a istanziare la pagina di memoria gli si fa dire se lo si vuole che sia eseguibile se è di esecuzione o solo di scrittura. Non andiamo a vedere tutta sta roba qua. L'altra è l'allocazione dinamica quando io faccio una malloc. Quando chiedo della memoria sulla maggior parte dei sistemi operativi, questa viene allocata sempre nella stessa maniera. Per cui il programma funziona sempre nella stessa maniera. E quindi non c'è... come si dice, il software è statico. A noi interessa invece avere qualcosa di più dinamico, e quindi su OpenBSD la malloc alloca casualmente le cose nella memoria. Quindi se andiamo a vedere, noi abbiamo il programma che non parte, che ha lo stack che va su e giù a seconda del gap. Come si dice, tutte le allocazioni dinamiche vengono fatte casualmente sulla RAM, quindi tre programmi uguali che fanno le stesse cose, hanno le variabili e tutte le informazioni sparse casualmente rispetto a un programma classico che è sempre così. Questo rende praticamente, non dico impossibile perché non esiste, però diventa molto difficile effettuare un buffer overflow. È quasi praticamente impossibile. Sfortunatamente, alcune di queste cose non sono utilizzabili su alcuni sistemi operativi. Faccio l'esempio, la prossima versione di OpenBSD, tutti i programmi che vengono compilati successivamente, quindi quelli che vanno a finire nei user local bin, è stato tolto una funzione del WriterX, perché molti programmi non funzionavano più, per cui erano fatti male e quindi sono stati costretti, o non funzionavano più o gli toglievano una protezione. Questo fa molto dire come vengono fatti i programmi oggi, cioè una protezione viene tolta perché la maggior parte dei programmi sono fatti da schifo e sono stati costretti. Tenete presente che quando hanno abilitato quelle funzioni hanno trovato un casino di correzioni, proprio per il fatto che un programma quando esce in quella maniera che avete visto prima, quindi va in core dump, molto probabilmente è dovuto al fatto che ha avuto un buffer overflow involontario, magari non ne siete accorti. Uno dei più famosi era il correttore ortografico in linea di Word 2,
ogni tanto crashava ed era uno dei buff overflow più eclatanti, e che è rimasto per molto tempo. Per cui cos'è che volevo dirvi? È che tecnicamente è ancora usabile perché su alcuni sistemi operativi molte di quelle protezioni che avete visto non vengono usate o non vengono usate del tutto. Quali sono? Chi è? Sono cose vostre, basta guardare su Google e troverete di tutto. Windows XP non è neanche una di quelle che avete visto qua, quindi potete tranquillamente bucare senza problemi. Windows 10 ha qualcosa in più di queste protezioni, ma non tutte. Quella dinamica non ce l'ha. Il problema di queste cose, dicevo, è che se il programma è fatto male, crasha. Da un punto di vista dell'utente, quando vede crashare il programma, dice Windows D. Oppure questo. E quindi è meglio che alcune cose funzionino male, ma comunque funzionino, piuttosto che non funzionino proprio. E quindi posso assicurare che di buff overflow ce ne sono abbastanza. È che non me ne dedico più, non, cioè, ho scoperto, cioè, so come funziona, l'ho fatto una volta, non mi interessa più. E quindi finisce la cosa. Cioè, io me lo sono studiato per curiosità mia, non perché dovevo fare chissà cosa. A parte 2-3 DLL di Windows XP Professional, quelle cose là, non ho fatto altro, insomma, funziona. L'ho fatto a scopo didattico, diciamo. Però posso assicurare che ce ne sono. È ancora un mondo aperto. Specie per i sistemi Windows. Unix è un po' più difficile, però se guardate kernel di Linux e maggior parte e gli errori, se avete una mailing list, vedete che è pieno costantemente, pieno. Cioè, non sto dicendo ce n'è qualcuno pieno, perché ho guardato l'altro giorno, ne aveva 3-4 solo il kernel di Linux. Quindi l'unica cosa che posso dire, se scrivete cose, non fidatevi mai di quello che vi passa la gente, quindi controllatela, e se scrivete in C dovete controllare, siccome siete voi i gestori della memoria, dovete controllare qualsiasi cosa e non fidarvi del fatto che l'utente non scriverà mai più di 20 caratteri. Se avete domande, io non pensavo di avere tutta sta gente, perché vecchio, ho detto io lo faccio perché tanto è le 11 di sera, non verrà nessuno, invece c'è anche troppa gente. Cosa cazzo siamo venuti a fare qua a ste ore? Posto di bevi una birra? Avete domande? Ah, ok, allora capisco. Dicevo, la 6, sulla release 6 hanno rimosso il Wright XOR. Sulla prossima release che è uscita il 1 settembre, Oggi è la 6. oggi è il 1 settembre, sono in ferie da un po' di giorni, quindi ho perso la. Poi all'ESC si perde ancora di più la concezione del tempo. È uscita oggi. Se andate a vedere sui changes, che qui non ho internet, stranamente, c'è proprio scritto che hanno tolto WX per tutti i programmi compilati esternamente Esternamente, sulla user local bin, perché si può eliminare a livello di mount. Perché si sono trovati molti. Ah, ok. Beh, se vuoi attaccalo così si no, non vede. posso, non ho HDMI. Ah. E hanno sostanzialmente cambiato. Il bello è che lo mettono come un improvement security. Hanno tolto una cosa perché molti programmi non vanno, crashano. Sì. Esatto. Dopo, mentre se installate OpenBSD, i programmi di default funzionano, hanno già tutte le security che avete visto prima, già da molti anni, perché queste slide sono di 6 anni fa, quelle che avete visto prima. E, per cui ci sono. Il problema sono per i programmi che, siccome sono una vastità, non possono controllarli tutti. Ripeto, secondo me il livello del programmatore C è molto basso. Io non so programmare C. Nel senso, non mi ritengo un programma, infatti non lo faccio. Però il livello è basso perché gli errori che vedo in giro sono continui. Non ne ho mai visto uno su OpenBSD, o ce ne sono pochissimi. Cioè, deve essere proprio uno che. Quindi effettivamente basta programmare bene. Dopo il bug e la dimenticanza uno può trovare. Però un conto è trovarne uno all'anno, un conto è trovarne due al giorno su kernel di Linux. Non per parlarne male, però il problema del kernel Linux è che sono un miliardo di persone che lavorano, c'è il bravo, c'è quello meno bravo, troppe persone fanno il caos.
Altre domande? Quindi posso andare a bere la birra adesso. Ciao, grazie.